una sfida particolarmente sentita da queste parti, vista la vicinanza geografica dei due centri, che rendono questa sfida etichettabile a tutti gli effetti come un derby della Val di Foro. Si tratta dell'attesa sfida del girone C di prima categoria, che mette di fronte i padroni di casa dell'Ari ai cugini del Vacri, impegnati nell'ultima gara ufficiale dell'anno solare. A dispetto della tradizione calcistica storicamente favorevole al Vacri, la stagione corrente è decisamente migliore per i padroni di casa del duo tecnico Zingaro-Ambrosini, impegnati a ghermire i tre punti per dare lustro alla stracittadina, ma anche e soprattutto per rinsaldare le proprie aspirazioni di aggancio alla zona playoff. Il Vacri, d'altro canto, ha forse maggiore impellenza di fare risultato vista la precaria posizione di classifica che vede i ragazzi di Mister La Barba relegati mestamente nei bassi fondi, occupando infatti l'ultimo gradino del raggruppamento. Non c'è neanche il tempo per le canoniche fasi di studio e la gara si sblocca dopo due giri di lancette. Traversone dalla sinistra di Diav per la testa di Benini, che stacca e infila nell'angolo alla destra di Cicchini. Ari in vantaggio e formazione di casa che non si ferma qui. Al quarto di Giulio intercetta al limite, trova lo spazio per la battuta e spedisce a fil di palo. Qualche secondo dopo, Cicchini è impegnato dallo spiovente dalla sinistra di Marino e per evitare rischi ulteriori è costretto a smanacciare in corner. La prima presenza significativa della truppa ospite dalle parti di Petrucci avviene al nono, ma senza particolari clamori. È decisamente diverso l'approccio dell'Ari, che sul quasi immediato capovolgimento di fronte perviene al raddoppio. Al nono, infatti, di Giulio risolve in mischia da rapace d'area, approfittando di un traversone dalla sinistra, della mancata chiusura del pacchetto arretrato avversario, infilando da due passi alle spalle del malcapitato Cicchini. Quest'ultimo è costretto ad incassare il terzo dispiacere domenicale allo scoccare del quarto d'ora. L'Ari mette il risultato in ghiacciaia con un guizzo di Benini, che approfitta della mancata presa dell'estremo ospite su uno spiovente dalla sinistra. La sfera arriva dalle parti del sette di casa, che non ci pensa più di tanto a scaraventarla in fondo al sacco. Squadra ospite ancora inconsistente dalle parti del seminoperoso Petrucci. L'Ari, al contrario, imperversa in zona d'attacco con un traversone insidioso dello scatenato Benini, che non viene raccolto da nessun compagno a centro area. Poco oltre la mezz'ora di gioco, la truppa ospite tenta una timida sortita con un traversone dal fondo di Santo Ferrara, facile preda di Petrucci. La frazione si chiude di fatto al 39esimo con il temibile piazzato di Maugeri, indirizzato all'altezza del vertice d'area con Cicchini, che riesce a disinnescare. L'azione prosegue con un traversone che Quintili non riesce a finalizzare con un colpo di testa che manca la sfera. Al riavvio dei giochi, l'Ari torna di prepotenza dalle parti di Cicchini, che deve intervenire sulla rovesciata in area di Di Giulio. Il primo vero pericolo del Vacri dalle parti di Petrucci si certifica al sesto, quando l'estremo di casa deve uscire dai pali sulla corrente sprecacenere. Poi l'azione prosegue con il tentativo di Toto intercettato dal difensore di casa e infine c'è la conclusione di Tacco Conelli. Nulla di fatto. Buon momento della truppa ospite. Al 14esimo c'è il tiro cross di Primiterra, colpo di testa di Di Candia che mette in difficoltà Petrucci, anche se c'è la segnalazione di fuorigioco del direttore di gara. Un minuto dopo, incursione dalla sinistra di Tacconelli, traversone al centro con Petrucci che abbranca la sfera e chiude ogni velleità della truppa ospite. L'Ari torna a dirigere le operazioni e al 25esimo si porta in zona d'attacco, anche se il sinistro dal limite di Checchia è facile preda di Cicchini. Passano pochi secondi e l'Ari torna di nuovo dalle parti dell'estremo vacrese con il tentativo dello stesso Checchia, il quale dal vertice d'area prova ad indirizzare nell'angolino ma non riesce nell'intento e la sfera si spegne al lato. Poco prima della mezz'ora il Vacri ha l'occasione più nitida per ridurre le distanze, spiovente dalla mediana di Novelli, pallone che arriva dalle parti di Di Candia, colpo di testa del difensore ospite e Petrucci si salva con una reazione d'istinto estremamente efficace per conservare il clean sheet. Sarà l'ultima occasione per la truppa ospite, che nelle battute conclusive rischia ancora di incrementare il passivo. Cicchini e Di Candia si oppongono tempestivamente alla doppia battuta ravvicinata di Di Giulio. Poco dopo Benini si libera sulla destra, appoggia al centro per Di Giulio, ma c'è la segnalazione del direttore di gara che ravvisa la posizione irregolare del numero 9 di casa. Ari ancora pericoloso poco dopo con lo stacco in area di Conversano che si spegne al lato. L'ultima emozione della contesa arriva al 40esimo con il nuovo duello ravvicinato tra Di Giulio e Cicchini, risolto favorevolmente dal portiere ospite. Magra consolazione perché i tre punti rimangono ad Ari.
primo derby stagionale vinto dall'Ari 3-0, e quindi ragazzi con mentalità che già dai primi minuti hanno portato in vantaggio la squadra, e qui ci troviamo insomma una delle ultime, l'ultima partita di campionato dell'anno, e quindi si traccia un po' il giro di boa. Quindi gli obiettivi sono rimasti gli stessi oppure intendete fare qualcosa? Lo chiediamo a Pellegrini. Allora, gli obiettivi sono sempre gli stessi. Noi abbiamo una squadra giovane, una squadra che sta crescendo, una squadra che, diciamo, superato il periodo di rodaggio, sta cominciando a dare i suoi frutti. È una buona squadra, lo sappiamo, abbiamo gli eventi molto validi, un bellissimo gruppo. E il nostro obiettivo però rimane sempre, insomma, la salvezza. Cerchiamo di arrivare alla salvezza il prima possibile e poi vediamo cosa succede. Insomma, nel calcio ogni partita è a sé. Per quanto riguarda il derby, invece, diciamo che l'ultima partita dell'anno è anche la più sentita, ecco, insomma, nel nostro girone. Sapevamo che non era una partita facile al di là della classifica, perché il Bacri comunque è una squadra come noi che ha un bel gruppo, ha diversi giocatori di categoria sicuramente superiore, però i ragazzi hanno capito fin da subito, come si è visto in campo, l'importanza del match. Sono veramente contento, finiamo l'anno nel migliore dei modi sicuramente. Molto bene, invece per gli obiettivi per l'anno, diciamo, per il 23, per la chiusura di questa stagione, la società cosa intende fare? La società sta lavorando al massimo per far sì che questi ragazzi che abbiamo crescano in maniera sana, crescano con un bel ideale del calcio, questo sicuramente. Poi bisognerebbe chiedere al direttore sportivo se c'è in mente qualcosa, però come ho detto anche prima, la nostra squadra è una buona squadra e sappiamo che ce la possiamo giocare con tutta. Complimenti per l'ottima prestazione e in bocca al lupo per, diciamo, la conclusione di questo campionato e il raggiungimento dei vostri obiettivi. Grazie, arrivederci.